E questo splendido aforisma di apertura di video ci introduce a quello che voglio presentarti oggi, il libro Ikigai. Un libro che ci aiuta a trovare le risposte che ci accompagnano, accompagnano l'umanità e anche noi stessi nella nostra vita. Qual è il nostro scopo in questo mondo? Qual è il senso della nostra vita? Quindi, attraverso questo libro andremo a scoprire qual è un metodo semplice, ma non facile, per poter trovare le risposte a queste domande. E allora iniziamo oggi appunto questo viaggio insieme con questo video presentandoti questo libro, Ikigai. Contiene, oltre a un metodo, appunto questa parola particolare proveniente dal Giappone, in cui ci insegna appunto il metodo giapponese per trovare il senso della vita e per essere felici. Un qualcosa di veramente pesante, eh? Ecco, un po' è questo il senso delle grandi domande dell'umanità, no? Sono passato attraverso i grandi pensatori, i filosofi, qual è lo scopo della vita, qual è il senso della mia vita. Ecco, queste domande portano con loro l'eternità. Sono domande che sono eterne e hanno quella, chiamiamola così, quella pesantezza, quella presenza addirittura ingombrante nella nostra vita. Quindi rimane anche difficile capire e comprendere come poi farle nostre, come trasformarle in qualcosa di comprensibile per noi e qualcosa che possa veramente darci la risposta, senza che ci travolgano con il loro peso, il peso dell'eternità. E allora ecco che ci viene incontro appunto Ikigai. Partiamo dalla parola, il senso e il significato. Ikigai si compone di due parole. Iki e Gai, Iki che significa vivere, Gai ragione. Quindi già abbiamo dato un senso, se uniamo queste parole e diamo un significato, significa la ragione per cui vivere. Già un po' meno tosta delle precedenti, ma anche qua la ragione di vivere, comunque siamo ancora in un campo grande, vasto, che può rischiare anche qua di farci perdere. E allora Ikigai significa anche altro, scendendo un po' più in basso nel nostro modo di comprendere la ragione di vita per cui ci dobbiamo alzare la mattina. Ecco un altro senso che si può dare a questa parola, la ragione di vita per cui ogni giorno mi alzo. E finalmente abbiamo fra le mani qualcosa che possiamo comprendere. Comprendere la quotidianità, le abitudini di tutti i giorni. Comprendere appunto che la grande eternità piano piano entra nella nostra vita. Come appunto trovando la ragione di vita per cui ogni giorno ci alziamo dal letto. Ma siamo ancora sulla superficie, siamo ancora nella fase di comprensione di questa parola. Facciamo un passo avanti, entriamo appunto nel metodo Ikigai. E per spiegartelo, come sempre, prendo la grande tecnologia, un foglio bianco, quattro colori e entriamo nel vivo, andiamo a conoscere come possiamo realizzare per noi stessi il metodo Ikigai. Allora, questa metodologia, questo metodo che ho imparato a maneggiare si compone in quattro grandi aree. Spesso lo vedrai raffigurato appunto in quattro cerchi che a un certo punto si intersecano fra di loro. In questi quattro cerchi è contenuta una parola e una domanda a cui dobbiamo dare la risposta. Come vedi, già tutto ha un senso, tutto ha una modalità per poter maneggiare appunto la forza e la potenza di queste domande che appartengono all'eternità. E allora partiamo dal primo colore, il rosso, per tracciare il primo dei nostri cerchi, che contiene appunto la parola passione e, come ci spiega il libro, la domanda, le cose che mi piace fare. Quindi nel primo cerchio noi andremo a scrivere quelle che sono le nostre passioni, a mettere dentro, a prescindere dal guadagno, eccetera, proprio quello che ci appassiona, quello che, guarda caso, ci fa alzare la mattina con gioia. Se dovessimo fare solo quello per passione, cosa metteresti in questo cerchio? E non pensare che non ho passioni. Voglio darti veramente un input velocissimo. Immagina di avere tra le mani il Guinness dei primati, il libro del Guinness dei primati. Ecco, per me, per esempio, voglio darti come esempio proprio quel libro. Lì dentro ci sono le persone che fanno le cose più disparate nella propria vita e se ci pensi, lo fanno per passione.
Quindi la passione per questo trascende da qualsiasi altra cosa. È ciò che fai a prescindere da tutto. E allora, torniamo a noi, torniamo al nostro viaggio. Quali sono quelle cose che ti appassionano? Inseriscili nella prima sfera, la sfera della passione. E siamo pronti adesso per disegnare la seconda sfera. La sfera che intersecherà già la prima e il nostro colore che ci accompagna questa volta è il blu. Quindi nella seconda sfera è la sfera della professione e contiene la domanda, questa domanda. Le cose che so fare bene. Allora, ognuno di noi c'è qualcosa che sa fare, un po' come dicevo con l'esempio di prima, no? Del Guinness di prima. Noi sappiamo fare qualcosa, o perché l'abbiamo imparato o perché ci viene naturale. E probabilmente potrebbe diventare anche la nostra passione o professione. Quindi, la professione che sappiamo fare bene, quello che ci viene quasi naturale da fare. Scrivilo qua dentro, probabilmente ce n'è una che risalta più degli altri, oppure sei bravo in tante altre cose, sei bravo nei lavori manuali, sei bravo nei lavori teorici, sei bravo a scrivere, sei bravo a fare parecchie cose, o semplicemente una, ma la fai molto bene. E questo va inserito in questo cerchio, nel cerchio blu. E proseguiamo in questo nostro viaggio di scoperta con il terzo colore, l'arancione. Allora, l'arancione è il colore che andrà a intersecare già il rosso e il blu, no? La passione e la professione. È il colore in cui c'è la vocazione. E quale domanda può essere scritta dentro al colore, alla sfera della vocazione? Bene, il nostro libro sempre ci accompagna. Le cose per cui mi pagano o potrebbero pagarmi. È molto simile alla passione. Però c'è una piccola differenza. Ci sono due domande qui. Le cose per cui mi pagano o per cui potrebbero pagarmi. Quali sono quelle cose che già magari fai per passione e per professione e per cui ti pagano? Scrivile. O quali sono quelle cose che fai per passione, per cui sei bravo a farle e che potrebbero diventare una probabile professione, per cui saresti pagato e probabilmente anche pagato bene. Ecco qua, l'intersezione di queste tre cose già ti danno un senso, uno scopo, un significato comprensibile, perché ci sono delle domande, c'è una parola guida e ci sei tu che dentro devi mettere quella parte migliore di te che ti appartiene per ognuna di queste sfere. E a questo punto siamo arrivati alla terza sfera, probabilmente la più importante. Bene, alla terza sfera ho voluto dare il colore verde. Colore verde che accompagna questa parola, missione. E questa missione, in questa terza sfera che va a intersecare le altre tre, che cosa c'è? Bene, la domanda che ci pone è le cose di cui il mondo ha bisogno. Ed ecco, entriamo in un campo importantissimo. Tutto ciò che ci appartiene, abbiamo la possibilità e la forza di poterlo donare. Rileggiamo un attimo quello che ci dice. Le cose di cui il mondo ha bisogno. Noi abbiamo un dono. Ognuno di noi ha qualcosa, come vedi, l'abbiamo scritta nero su bianco, che ci appartiene, che siamo in grado di fare, che ci appassiona, che può essere la nostra vocazione. Non teniamocela per noi. Diamolo al mondo, consegniamolo al mondo in maniera che possa essere abbandonato una volta che ce ne andremo nel modo migliore, in un mondo che è diverso da come l'abbiamo trovato. Perché? Perché dentro ci abbiamo messo ciò che ci appassionava, ciò che ci apparteneva. Doniamolo. Questo possiamo farlo ogni giorno, un pezzettino ogni giorno di quella parte migliore di noi, di ciò che sappiamo fare. Questo può ispirare tante persone in tanti modi. Come ti dicevo, il Guinness dei primati, non so perché continuo a farti questo esempio, ma credo che sia fondamentale. Perché? Perché una persona che sa fare qualcosa e la dona al mondo può donare un sorriso, una gioia, una riflessione o addirittura può ispirare in tanti modi. Tanti di noi sono stati ispirati da qualcuno che sapeva fare qualcosa. Ecco, appunto, era la sua missione consegnare qualcosa al mondo in maniera che noi, strada facendo, la potessimo trovare, farla nostra o fare in modo che ci ispirasse per poi far uscire ciò che è nostro e consegnarlo al mondo. E così via, in una ruota in cui
questo mondo viene riempito da tanti doni che possono essere presi, sfruttati e utilizzati dalle persone. Ecco, questo è un po' il senso dell'Ikigai. E se vai a vedere tutto ciò che abbiamo fatto, prendiamo il disegno finale, come l'ho costruito, come vedi c'è l'intersezione, questo è l'Ikigai, questo è ciò che fa di te la persona che vuole diventare, la versione migliore di te, il tuo equilibrio personale in tutte le sfere, passione, professione, vocazione, missione. Ecco, qui dentro c'è tutto, c'è quello che puoi consegnare al mondo e c'è la risposta alle tue domande. È chiaro che come questo disegno non è bello, non è pulito, non è perfetto, ma è ciò che farà la differenza per te nella tua vita, è la tua risposta. E proprio perché non è perfetto puoi andare lì, modificarlo, cambiarlo, perfezionarlo, puoi renderlo veramente sempre più bello e simile alla tua idea e piano piano, migliorandolo ogni volta, troverai un piccolo pezzo del puzzle di quella domanda: qual è il mio scopo nella vita, qual è il senso nella vita, perché vai tu, sei tu strada facendo che lo vai componendo sempre più bello, sempre più simile a te. Allora, con questa nota poetica di questo finale siamo giunti alla fine di questo video e di quello che secondo me, leggendo questo libro attraverso gli esercizi che ci sono dentro, mi ha ispirato, mi ha dato l'idea di come poterti consegnare il metodo per rispondere a grandi domande della vita, le grandi domande appunto che appartengono all'eternità. In questo libro c'è tanto altro, c'è anche la storia di un popolo che ha applicato e quindi l'esempio reale di quello che può essere il proprio Ikigai personale di ogni persona. E c'è tanto. Come sempre ogni libro poi viene visto attraverso gli occhi delle persone, attraverso il filtro degli altri. Io ti ho dato quello che ho visto io attraverso il mio filtro. Leggilo, trova anche tu il tuo Ikigai e attraverso i tuoi occhi, i tuoi filtri, estrapola quello che può appartenere solamente a te. Io da parte mia ti ricordo sempre che puoi iscriverti al canale se sei appassionato di crescita e miglioramento personale e seguire questo percorso che stiamo facendo insieme, questo viaggio, alla scoperta della parte migliore di noi attraverso delle buone abitudini. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Roberto!